a cui vengono utilizzati questi composti e soprattutto i residui che rimangono all'interno degli alimenti sono di molti ordini di grandezza più bassi di quelli che, a cui si vede l'effetto tossico sugli alimenti del modello. Quindi è molto semplice alla fine stabilire la soglia massima di compatibilità rispetto alla salute dell'uomo e degli animali. Se andiamo invece a considerare il problema degli alimenti, qui entriamo in un campo un po' più complesso, perché l'alimento di per sé è una miscela di composti e quindi è più difficile analizzare l'effetto del contenuto globale di tutto l'alimento in termini di tossicità, ma lo potremmo vedere anche in termini di qualità salutistica dell'alimento stesso. E poi soprattutto, diciamo, quello di cui dobbiamo renderci conto è che l'alimento di per sé non è mai uguale a se stesso, è simile ma non identico. Questo perché le piante, crescendo nell'ambiente, modificano il loro metabolismo sulla base dell'ambiente stesso. E quindi abbiamo una variazione di macro e micronutrienti all'interno della pianta, di tutta una serie di sostanze che la pianta utilizza per difendersi dall'ambiente, e quindi alla fine è anche molto complicato riuscire a fare una sintesi di tutto questo. Quindi nel momento in cui fu introdotto il problema di come analizzare gli alimenti transgenici, venne introdotto un concetto che è quello dell'equivalenza sostanziale, che è un modo di procedere per fare la valutazione dell'alimento GM rispetto al tradizionale, fare un confronto, quindi dar da mangiare esattamente la stessa cosa considerando l'alimento OGM e la sua controparte tradizionale. E l'equivalenza sostanziale è stata ripresa sulla base di quello che veniva utilizzato per le nuove varietà da immettere sul campo, in cui si considerava una nuova varietà simile alla precedente da cui veniva ottenuta se la composizione chimica della pianta e la morfologia e altre tante caratteristiche della pianta sono simili. Quindi nel 1993, con l'avvento dei primi prodotti transgenici, l'OCSE suggerì di introdurre appunto il concetto di equivalenza sostanziale e di utilizzarlo per l'analisi, quindi per la sicurezza d'uso dei prodotti OGM. E quindi per poter arrivare a stabilire se una pianta OGM è sicura o non è sicura, va sempre considerato il confronto con la sua controparte tradizionale. Quindi andiamo a vedere, diciamo, questo concetto come poi viene tradotto all'interno delle aziende per poter riuscire a costruire un percorso che consenta di avere un accumulo di dati da presentare poi in un dossier finale che contiene tutte le informazioni necessarie per le autorità che devono valutare la sicurezza di uso. Quindi il primo punto da cui si parte è, diciamo, l'elaborazione della pianta transgenica e che cosa si vuole ottenere. E già a questo stadio si fa una prima considerazione sulla sicurezza di uso che poi si dovrebbe avere alla fine del prodotto finito. Quindi la scelta del gene e la scelta di dove il gene si va a prendere è importante. Questo perché la normativa, diciamo, favorisce in qualche modo l'utilizzo di piante e geni contenuti nelle piante che sono già riconosciute per essere utilizzati nel consumo normale. Ovviamente
ovviamente il secondo aspetto che risulta estremamente importante è di conoscere il meccanismo di azione del prodotto derivato dal gene che si può inserire nella pianta. Il caso, diciamo, paradigmatico di tutto è proprio uno degli esempi riportati qui oggi, quello della resistenza agli insetti attraverso la tossina BT. Quella tossina che colpisce gli insetti non colpisce l'uomo o i mammiferi, perché manca il recettore in grado con cui interagisce la tossina stessa a livello intestinale. E quindi questo è già un ottimo punto di partenza per riuscire ad arrivare ad avere una pianta modificata che resista attraverso la sintesi di una tossina. Un secondo aspetto da non sottovalutare è il fatto che il batterio da cui deriva è un batterio che già da molti anni prima del clonaggio genico veniva utilizzato come insetticida biologico, una clade che viene utilizzato sulle piante ed è talmente sicuro, si sapeva che era sicuro, che addirittura viene utilizzato poco prima della raccolta dei prodotti, proprio per aiutare a mantenere la salubrità del prodotto stesso, per evitare che gli insetti mangino le granelle, per esempio, e alla fine, diciamo, si possano anche avere infezioni da parte di funghi. Quindi una volta scelto il gene, siamo già un po' avanti, diciamo, nel lavoro. Un secondo momento importante che servirà per la valutazione della sicurezza del prodotto, ma non solo, ma questo è sempre molto utile anche, diciamo, alla fine in termini di validità del prodotto stesso, è quello che avviene dopo la trasformazione di cui abbiamo sentito parlare prima. Si trasformano le cellule vegetali, si hanno le piante transgeniche. Ogni pianta, diciamo ogni cellula che viene trasformata potenzialmente da origine a una pianta diversa, proprio perché la tecnologia utilizzata fino ad oggi non consente di minare in modo esatto l'inserimento del gene. E quindi questo, diciamo, determina una necessità di scegliere qual è la pianta migliore che poi servirà per lo sviluppo del prodotto. E quindi c'è un grande lavoro di selezione che viene fatto sia sul campo sia in laboratorio. E in laboratorio quello che è importante è capire se il gene che è stato inserito o i geni che vengono inseriti siano intatti e soprattutto non diciamo siano inseriti magari in un punto che può essere negativo per la pianta stessa, cioè vada ad attivare il gene, o magari si inseriscano in un punto che è più, diciamo, che rende quella zona in cui si è inserito più sensibile alle variazioni delle condizioni ambientali. Quindi, diciamo, il prodotto proteico proveniente da tal gene potrebbe avere delle fluttuazioni che potrebbero rendere inutilizzabile alla fine il prodotto stesso. Quindi questo tipo di analisi fatte a livello, diciamo, genomico sono poi integrate dalle performance sul campo, cioè essendo partiti da una varietà non transgenica è fondamentale che la pianta trasformata riproduca esattamente le stesse caratteristiche della pianta di partenza. Una volta scelta la linea finale, che viene normalmente chiamata evento, cioè rappresenta quell'evento specifico di trasformazione e che può essere riconosciuto attraverso delle metodiche di analisi standardizzate, a questo punto si ha una parte più vicina, diciamo, al concetto di analisi della sicurezza d'uso, perché si ha lo sviluppo della linea, la produzione in campo
e da quella si cominciano a raccogliere i dati relativi all'analisi composizionale, studi di impatto ambientale, studi di tossicità e organicità fatti con metodiche diverse. Tutto questo, come dicevamo, va a far parte di un dossier che deve essere poi presentato alle autorità competenti. Com'è composto questo dossier? Per far capire che questa è la parte pratica, ma poi ci deve essere anche un modo intellegibile per leggere i risultati. Il dossier si compone di varie parti, c'è cioè una descrizione della linea parentale che descrive la pianta in cui verrà inserito il gene, quindi c'è la storia dell'uso di quella pianta, tutta la sua composizione, l'utilizzo in termini alimentari sia per l'uomo che per gli animali, e le sue caratteristiche fenotipiche e agronomiche e anche l'invasività, diciamo, rispetto all'ambiente. Il secondo aspetto che viene considerato è quello relativo al gene o ai geni che vengono inseriti nella pianta, e quindi c'è la descrizione della pianta o dell'organismo da cui viene derivato il gene, la descrizione del sistema di trasformazione, comprese i promotori, i terminatori e tutte quelle regioni derivative necessarie per l'espressione del gene, la descrizione del processo di trasformazione che il professor Santi ci ha descritto prima, la caratterizzazione del DNA inserito e la caratterizzazione del punto di inserzione. Poi c'è una parte che è più relativa alla biochimica e alla funzione del gene, quindi il modo di azione, la sua specificità, e una prima parte di dati relativi al potenziale tossico e allergenico del prodotto proteico derivante dal transgene, e infine, che sarebbe l'ultima parte che vi ho mostrato nella precedente diapositiva, c'è l'analisi della pianta o dell'alimento derivato con una caratterizzazione puntuale del contenuto, delle caratteristiche della pianta, la sua analisi composizionale e nutrizionale. E infine gli studi fatti sugli animali modello, che sono vari e vengono utilizzati, diciamo, per poter stabilire appunto se ci siano, rispetto alla controparte tradizionale, degli effetti negativi sulla crescita, fino ad arrivare a fare un'analisi più puntuale della morfologia degli organi del sangue e l'istologia degli organi del sangue, tipo fegato e così via. Un punto centrale, come dicevamo, per la valutazione è il discorso dell'equivalenza sostanziale, che mette a confronto le due, diciamo, piante, quella modificata e quella esogenica da cui deriva. E quindi già da questo si può evidenziare, diciamo, la presenza di differenze. Ovviamente la differenza principale è la presenza del transgene, e questo è un punto fondamentale, diciamo, della valutazione. Oltre ai dati, diciamo, che vi ho rappresentato, nel dossier devono essere anche presentati molti dati sull'impatto ambientale. Alcune delle problematiche che sono qui indicate verranno affrontate poi negli interventi successivi. Per esempio, la persistenza di invasività della pianta, considerando il possibile trasferimento di geni, di transgene alle specie nuovamente che sono presenti sul territorio in cui verrà coltivato il prodotto, il trasferimento a microrganismi,
là che si stiano considerando un genere di resistenza agli insetti, ci possa essere un effetto anche su insetti che non sono lontani e così via. Il dossier contiene, come dicevo, anche dati su tossicità e allergenicità e quindi studi di sicurezza alimentare. Nel pomeriggio sentiremo, diciamo, come l'Agenzia della Sicurezza Alimentare svolge il compito di valutazione di questi dati. Io vorrei soltanto dare un accenno a quelli che sono, diciamo, gli studi che devono essere presentati per stabilire la sicurezza. Innanzitutto, ripeto, la fonte di genere di partenza. Quindi se deriva da una pianta che già sta, da una pianta o da un organismo che già sta utilizzato in precedenza come alimento, poi ovviamente se il gene esprime un prodotto genico o se invece va a sopprimere una funzione presente all'interno della pianta, quindi utilizzando tecnologie di RNA interference o di microRNA. E una parte, diciamo, molto importante da approfondire è se il gene sia coinvolto in una pianta polida presente all'interno della pianta o se ne vada ad aprire un organo. Quindi ci sono tutta una serie di dati su questo che vanno considerati. Per quanto riguarda l'allergenicità, alcune cose sono state già dette. Se la proteina, il prodotto che deriva dal transgene presenta delle caratteristiche di omologia con allergeni noti, e questo vale anche, diciamo, per la parte di tossicità, se presenta delle caratteristiche di omologia con sostanze tossiche note, quindi tossine note, è chiaro che il tipo di studi che devono essere fatti sono molto più approfonditi. Se abbiamo la necessità di utilizzare questo tipo di prodotti, è necessario, diciamo, utilizzare dei sieri di individui che sono mostrano allergie contro l'allergene che ha l'omologia di sequenza con il prodotto che dobbiamo avere nella pianta, e questo, diciamo, può permettere di stabilire se c'è grossa reattività tra un allergene presunto che è la proteina transgenica e il siero o gli anticorpi, ad esempio. E nel caso di batteri anche di uso sicuro vengono usate delle procedure standard per verificare innanzitutto che la proteina sia largamente degradata nell'intestino, nello stomaco e nell'intestino, e quindi diciamo più difficilmente possa essere considerata come un allergene. Ovviamente ci sono degli schemi che semplificano la comprensione di che cosa deve essere fatto. Quindi, come vedete in questo schema, la fonte del gene, cioè l'organismo da cui noi andiamo a prelevare il gene che poi viene inserito nella pianta, è una scelta fondamentale da fare, perché nel caso in cui l'organismo già presenta delle caratteristiche di allergenicità, devono essere compiuti degli studi che vanno dall'utilizzo di sieri fino ad arrivare a esperimenti fatti su persone umane volontarie per fare appunto una definizione completa della possibile allergenicità del prodotto. Nel caso invece di tutti i prodotti che sono in questo momento in commercio, diciamo, stiamo considerando solo la parte a destra. Quindi, nonostante si sia partiti da organismi non allergenici, o comunque che hanno delle caratteristiche allergeniche molto molto basse, tutte le prove che sono indicate sono state fatte. Devo dire che questa
questo tipo di analisi è molto robusta per quanto ne sappiamo, perché in tempi non sospetti, quando ancora non si conosceva che molte delle piene di riserva sono allergeniche, si è potuto stabilire che un gene di riserva della proteina, di una proteina presa, diciamo di un gene preso dalla noce brasiliana, si è dimostrato appunto essere un allergene, uno degli allergeni stessi della noce brasiliana. E quindi il progetto che prevedeva l'utilizzazione in soia di questa proteina di riserva di chemotorina è stato abbandonato proprio perché i test fatti con gli anticorpi di soggetti sensibili alla noce brasiliana hanno dato un risultato positivo. Questo criterio di selezione ha consentito anche di riconoscere un effetto non atteso. Cioè non solo possono essere, come dicevo all'inizio, presenti delle sostanze che si sa già che hanno un potenziale tossico allergenico, ma possono essere può essere indotta la sintesi di nuove sostanze che precedentemente non erano. E questo è il caso di un gene di resistenza a insetti, in realtà un inibitore di amilasi, il quale è stato inserito in pisello prendendolo da fagiolo, e quello di cui ci si è accorti è che quando veniva somministrato il prodotto ai topi, i topi non stavano molto bene. E il motivo è che la proteina in pisello subisce una modificazione costituzionale diversa da quella del fagiolo, rendendolo più resistente alla degradazione e probabilmente poi stimolando la risposta immunitaria. Per concludere il mio intervento, diciamo qua alla fine l'equivalenza sostanziale per quanto riguarda la sicurezza viene fatta alimentando gli animali facendo delle esposizioni a breve, meglio lungo termine, e questo è importante soprattutto per stabilire la presenza di eventuali effetti non attesi, perché noi allo stato attuale delle conoscenze non possiamo analizzare tutto quello che è contenuto all'interno di una pianta, di un alimento. Tenete conto che si stima che ogni pianta produca circa 10.000 sostanze diverse e quindi è veramente molto complicato per il quadro complessivo. Nel pomeriggio sentiremo parlare della valutazione. Quello che vorrei dare come messaggio finale è che gli alimenti OGM ad oggi sono molto studiati per la sicurezza sia sul campo che per l'alimentazione non animale. I costi associati con questo tipo di studi però sono molto alti, come abbiamo sentito nella precedente presentazione, e quindi qui siamo a un bivio. Diciamo, le nuove tecnologie consentiranno di fare delle modificazioni mirate che dovrebbero eliminare gran parte dei problemi legati all'incertezza di che cosa potrebbe succedere all'interno della pianta. È auspicabile una semplificazione delle procedure di valutazione in modo che possano essere introdotte